prima edizione di un torneo, di un memorial, proprio per ricordare una persona che in questo campo ha giocato. Sì, sì, esatto. Sabato abbiamo il primo memorial, voluto fortemente da questa società sportiva, perché è una persona che alla fine ha dato la sua vita per l'Italia, per la città, e oltre avere il campo intitolato, noi volevamo qualcosa in più, e quindi abbiamo fatto questo triangolare, questo primo memorial, ed è un triangolare proprio perché ci sono tre società dove lui è collegato, nel senso che in Sant'Orso, lui abitava a Sant'Orso, ha giocato sin da ragazzo nel centro sportivo, e ed ora la sua salma si trova nel cimitero di San Costanzo. E quindi questo triangolare qua, che inizierà sabato, questo sabato qua, alle 16:15 inizieremo, ci sarà il Sant'Orso, il centro sportivo e San Costanzo. I giocatori e le società come hanno recepito questo messaggio, questo invito a partecipare? Ah, subito, tutti molto euforici, molto contenti, anche perché Filippo Montesi si conosceva, è stato l'unico italiano morto in Libano, quindi anche la storia parla di questa vicenda, e quindi era una cosa conosciuta.